Signori e signore, benvenuti a bordo del Bragozzo Ulisse. Ulisse Bragozzo è la barca tipica e caratteristica di Chioggia, che si usava per andare a pescare. Adesso è cambiato il tipo di pesca, infatti i pesci che hanno abboccato siete proprio voi, bravissimi. Oggi si contano una decina di Bragozzi, tre di questi sono nostri. Il comandante le chiama le barche senza tempo, perché sono state usate per la pesca, il trasporto merci ed infine per i turisti. Il comandante vi ringrazia per essere a bordo e vi augura un buon viaggio. Chioggia, città straordinaria, vista dall'alto è a forma di lisca di pesce. Il corso del popolo è la lisca centrale. Le calli, che sono 72, sono le lische laterali, 36 da una parte e 36 dall'altra. Chioggia è composta da 5 isole, collegate tra loro da 13 ponti, due dei quali sono mobili. Uno è in Canal Lombardo ed è un ponte levatoio, apre a chiamata, l'altro è a San Domenico ed è girevole, viene aperto due volte al giorno tutti i giorni, alle 7 e alle 14. Chioggia è una città molto importante per la pesca. Siamo il primo porto in Italia come numero di barche, con 497 unità, e secondo come tonnellaggio a Mazara del Vallo, in Sicilia. Chioggia si occupa della pesca d'altura, mentre sottomarina della pesca di vongole. Il canale prende il nome dall'omonima chiesa di San Domenico, dove all'interno troviamo dei bellissimi dipinti di Tintoretto e Carpaccio. Si trova inoltre un immenso crocifisso in legno, con la particolarità che chi lo contempla dalla parte sinistra noterà il momento del dolore e dell'agonia, chi visita la parte destra lo vedrà nella serenità della morte. Nel corso dei secoli, per 6 volte, l'imponente crocifisso fu portato in processione fuori dalla chiesa, obbligando l'abbattimento e la ricostruzione della porta. Siamo ora a Chioggia e qua davanti abbiamo soprattutto barche per la pesca d'altura. Qui c'è anche il mercato del pesce all'imbrocchio, uno dei mercati più grandi d'Italia, con tecnologia zero, ovvero si fanno aste senza l'utilizzo di tecnologia o computer. I pescatori, quando tornano con il pescato, lo portano dentro un mercato ittico, dove ci sono dei commercianti che sussurrano all'orecchio della storia. Torniamo indietro. Si sopra il prezzo più alto, si porta a casa. Ogni giorno all'interno del complesso vengono indette due aste, una al mattino e una al pomeriggio. Si aprono insieme alle 2 e alle 7 di sera. Alle 7 di sera, due volte al. Sono oltre 1860 km di canali navigabili. La laguna è composta dal 65% di acqua, 25% di isole, 5% di barene e 5% di bricole. Le barene sono isole che affiorano quando c'è bassa marea. Se seguiamo Canal Lombardo Sud, arriviamo al Brenta, per poi passare all'Adige e al Po. Proseguendo nei canali interni dei fiumi, si arriva fino a Cremona, in Lombardia.
Se seguiamo Canal Lombardo Nord, si passa al porto di Chioggia, per poi trovare Caroma, Sestrina, San Pietro, Santa Maria del Mare, Malamocco, Lido, Venezia, per poi proseguire fino a Chieti, Le Caorie e infine Bibione. I pescatori, non avendo tecnologia, localizzavano la loro casa in base al colore. Dietro queste case si trova la spiaggia, che è lunga 6 km e larga 600 metri. A sottomarina troviamo la pesca delle vongole, fasolari e canolicchi. Qui di fianco abbiamo l'isola del Buon Castello, chiamata così perché una volta sorgeva un castello. Per arrivare a Chioggia c'era un corino che partiva proprio da questa isola e particolarmente adatto per la produzione. Anche questo è l'isola Verde, è una piccola località del comune di Chioggia, navale e manca contaminata dal caos cittadino. Domenica di luglio, nella chiesa di San Domenico, si celebra la messa di benedizione della Madonna della Laguna e del Mare, una festa straordinaria che vede come protagonisti i pescatori, con le loro barche nella laguna a celebrare il loro santo protettore.